Amici di Cane Caccia, siamo ritornati e voi pensavate di esservi liberati di noi. Abbiamo deciso, almeno per adesso, che il format sarà una volta ogni qualche mese per fare un po' il punto della situazione con i soliti ospiti, e salvo poi magari decidere di riprendere regolarmente registrazioni. Vi faremo Cioè, diciamo sapere. la verità, a dire la verità non c'è neanche un vero format, perché stasera abbiamo deciso tutto in 5 minuti, ospite completo, e quindi tra l'altro dobbiamo ringraziare anche lui stesso che ha dato subito la disponibilità, quindi diciamo quest'anno funziona un po' così, dato che non siamo partiti con una certa regolarità, Vedremo, questa vedremo. sera siamo riusciti ad organizzare questa cosa Anche e... perché il nuovo anno sta offrendo comunque un altro buon campionato, diciamo forse un po' E più. tanto per gradire, diciamo, abbiamo aperto nella settimana in cui ci sarà il grandissimo scontro al vertice tra Juve Cremona e Seriana, entrambe a 18 punti, entrambe imbattute, e possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, insomma, se per quanto riguarda i cremonesi, non dico che questa situazione a tutt'oggi era quasi scontata da prevedere, ben diverso si può dire per i bergamaschi, perché insomma tanto di cappello e grossissima stima per la squadra di Martinelli, però in un campionato che presenta comunque diverse potenze, tante squadre forti, non era facile comunque presentarsi ad arrivare a un certo appuntamento, cioè alla decima giornata forti di 9 vittorie consecutive. Abbiamo detto da tutti, la Juve Cremona è sempre stata indicata come la corazzata, non così era la Seriana, indicata come buonissima squadra, però tanto aveva cambiato, e però diciamo i risultati le stanno dando ampiamente ragione. Questo qua sarà il piatto forte ovviamente della decima giornata, e quindi è una cosa molto bella, però vediamo e quindi già siamo partiti col botto, però ci sarà anche un bellissimo scontro diretto per il quarto, quinto posto, come possiamo dire, tra Bancola e Prevalle, e dovessero vincere i bresciani, quindi potrebbe anche crearsi un altro gap magari tra le prime 5 e l'altro gruppone, perché diciamo Prevalle potrebbe andare a più 4 da Bancola e distanziare diciamo quel sesto posto lì, e se anche Sarezzo dovesse averla meglio contro la Virtus Brescia, a tutt'oggi ancora senza vittoria, appunto si creerebbe quel gap lì fra le prime 5 Sì, e le che altre che ambiscono ad una posizione playoff. Tra l'altro racchiuse, ci sono 5-6 squadre in 2 punti dai 10 del Bancore agli 8 degli stessi Sustinente, Asola, XXL e Verola Nuova, tra l'altro queste ultime due che si incontreranno domenica, quindi vedete che già per la prossima giornata ci sono tantissimi Esatto. spunti interessanti. E sempre restando alla Seriana, adesso ci avrà lo scontro con la Juve Cremona, ma la settimana prossima ci sarà un Seriana Viadana, quindi una delle prime due contro l'attuale terza, anche lì. Quindi Prevalle e Sarezzo in queste 2 settimane, qualora dovessero fare bottino pieno, potrebbero mettere nel mirino o il terzo posto o magari avvicinarsi ulteriormente al secondo. Quindi, ripeto, questi 7 giorni, questi 10 giorni, partendo da venerdì, magari a domenica prossima, possono veramente cioè dare alla classifica un Sì, per volto nuovo e diverso, insomma. adesso c'è questa suddivisione, diciamo, a parte le prime 3-4, poi c'è un gruppone tra 6 e 8 che occupa praticamente metà campione, metà classifica. E questo gap, diciamo, abbastanza netto potrebbe, diciamo, assestarsi nei prossimi incontri, perché è un campionato comunque, a parte, come dicevi, le prime due posizioni, ancora molto aperto, e siamo arriveremo alla decima giornata, per cui siamo a un terzo del campionato e nulla è ancora scritto, se non, diciamo, le prime due in alto, che sembrano avere un percorso netto, che poi all'inizio sembrava magari, soprattutto dicevamo per la Seriana, forse agilitata.
facilitato da un calendario che sembrava un po' più alla portata, però questo dopo 3 giornate, alla fine dopo 9 giornate questa cosa è stata smentita con i risultati, infatti ne vediamo questa doppietta a comando. E... ecco, tra alcuni dati che possiamo vedere, allora, ad esempio delle squadre che non hanno mai vinto in trasferta, ci sono Virtus Brescia e Blu Orobica, che non è neanche un dato, come dire, che stupisce, considerando che loro sono le ultime due della classifica, quindi ci sta che magari, tra l'altro, vabbè, la Virtus Brescia non ha mai neanche vinto in casa, quindi a maggior ragione neanche in trasferta, però ecco, magari delle ultime due ci sta che non siano riusciti a fare un colpaccio in trasferta, però fra le squadre che non hanno ancora riuscito a vincere in trasferta c'è anche appunto Verona Nuova, che invece l'anno scorso, come ben ci ricordiamo, aveva fatto dei colpacci incredibili in trasferta, riuscendo in campionato a vincere fuori casa contro tutte quelle squadre che insieme a lei era riuscita, cioè erano andate ai playoff, quindi in casa delle altre 7, non 7 ma 6, perché Busnago aveva perso, ma quella Busnago che poi ai playoff aveva battuto in casa sua, quindi alla fin fine nell'intero campionato della stagione aveva battuto in trasferta tutte quelle che insieme a lei avevano occupato i primi 8 posti. Invece, quindi fa specie anche questo dato, che invece quest'anno in 4 occasioni ancora non è ancora riuscita a sbloccarsi, insomma. Salvo che adesso cominci, visto che è stata sconfitta in casa nell'ultima. Esatto, quindi adesso dici magari ha interrotto il trend positivo in casa, magari si sblocca in trasferta. Vabbè, niente, noi adesso interpelliamo il nostro ospite e fra 2 secondi ci vediamo qua con un illustre ospite che viaggia anche lui nei piani medi, ecco, diciamo. Ecco, come preannunciato, ci ha raggiunto da Sustinente, coach Paolo Zecchini, che interpelliamo subito per questo... Cominciamo, diamo l'onore di essere il primo ospite di questa stagione 16-17 per Cacciamista, ecco. Sono onorato, grazie ragazzi. E anche coach, anche perché era un po' che non ci sentivamo, insomma, ci eravamo sentiti gli anni scorsi anche quando ci occupavamo di campionati diversi, ad esempio è il caso della Serie D, quindi siamo tornati a risentirci quest'anno, e quindi anche da parte mia ti ringrazio per la presenza, che come annunciato prima siamo riusciti a organizzare tutto all'ultimo e tutto velocemente, anche confidando nella tua grande disponibilità che sempre ci hai dimostrato, è stato così anche stasera, insomma, quindi è un piacere ritrovarti. Un piacere anche per me, grazie. Ecco coach, insomma, solitamente siamo sempre partiti con dare uno sguardo all'ultima giornata, quindi facciamo così anche questa volta, insomma, un'ultima giornata che vi vedeva di fronte a una delle due capoliste, insomma, la Seriana, che così come la Juve Cremona si trova imbattuta dopo 9 giornate, e un match che è finito 84-50, adesso ci dirai meglio te, che però ha avuto poca storia, insomma. Sì, diciamo che è stata un disavanzo pesante alla fine. In ogni caso è stata una partita che hanno sempre condotto loro, tranne i primi 5 minuti che siamo andati avanti bene, mi sembra 12-13-2, facendo una bellissima pallacanestro nei primi 3-4 minuti. Dopo purtroppo, diciamo, siamo caduti un po' negli errori che tevavamo di fare, quelli di un po' di perdita di concentrazione difensiva che ci hanno puntualmente fatto pagare loro, diciamo. Loro sono un'ottima squadra, noi purtroppo nel momento in cui ci siamo trovati a dover rincorrere non abbiamo avuto quella cattiveria per rimanere attaccati alla partita e cercare di fare quello che si prevedeva, insomma, a livello di piano partita. Dopo, diciamo, loro hanno sempre condotto nettamente con punteggi variabili dai 10, 12, 14, insomma era sempre un po' un tiro e molla. Dopo nell'ultimo quarto abbiamo mollato decisamente, questo non mi piace in ogni caso, perché insomma non è bello per una squadra come la nostra, che io reputo, insomma, di buon livello, insomma, per i giocatori che abbiamo e per quello che stiamo facendo, dover sbragare così, insomma, l'ultimo quarto e andare
a casa con 35 punti o 34 punti sul gruppone. Ecco, tutto qua. Ecco. Sicuramente sono una squadra che si vede che sa giocare, sono ben allenati, ben preparati atleticamente, sono completi in tutti i ruoli, sono strutturalmente un'ottima squadra e quindi io penso che insomma anche a Cremona sarà un gran bel match, quelli che avranno la fortuna di vederlo. Ecco, tra virgolette hai quasi già parzialmente risposto a quella che era la mia seconda domanda, nel senso perché appunto la settimana prossima, cioè tra pochi giorni, ci sarà Juve Cremona Seriana e quindi al di là di una grande difesa dei bergamaschi che sono anche la migliore del campionato e che a voi ha concesso solo 50 punti, ti avrei chiesto un po' quali erano e quali intraviste i loro punti di forza, ripeto parzialmente già risposto, se vuoi magari completare un attimo questo discorso. Sì, loro hanno diciamo ottime guardie dalle quali riescono anche in fase di transizione a tirar fuori soluzioni in equilibrio con ottimi ribaltamenti e tiri aperti, corrono tutti insieme e corrono bene, quello vuol dire tanto quando sei in campo aperto riuscire a trovare le giuste soluzioni. Dopo a livello difensivo loro hanno diciamo una difesa paragonabile a quella della Juve, quella della Juve secondo me è ancora un po' più aggressiva sulle linee di passaggio, loro ti lasciano un po' più giocare però sono bravissimi dal lato debole nel momento in cui magari devi fare qualcosa di fuori dello schema, andare a chiudere diciamo gli spazi che hai l'illusione di aver trovato. Comunque sono due ottime difese, le abbiamo incontrate tutte e due, abbiamo preso pesanti disavanzi da tutte e due. Ecco, infatti che diversità vedi tra queste due squadre, a parte che vabbè la Juve Cremona si è sempre detto di una corazzata e appunto dato che le hai incontrate entrambe, cosa ci dici anche in previsione di questo scontro insomma? Ma Seriana sicuramente ha un livello più alto in panchina, nel senso che a chi sale dalla panchina riesce a fare la differenza, noi l'abbiamo subito appunto proprio nel momento in cui ci sono stati cambi. Pare che partono con un quintetto, con un falso quintetto base, nel senso che partono dalla panchina Silva e Apollonio, che sono due giocatori che alla fine, nei momenti importanti, anche nelle partite precedenti, loro sono sempre in campo. Comunque, senza nulla togliere gli altri due partenti del quintetto, diciamo che il loro vero quintetto è con questi due in campo. Dopo riescono con Colombo e con gli altri diciamo che salgono dalla panchina a metterti in difficoltà, perché per esempio due occasioni in cui Colombo è rimasto libero ha preso tiri piedi a terra un metro fuori la riga a tre punti ed era un pericolo che sapevamo poteva esserci e le ha messe tutte e due, quindi sai diciamo che hanno più fonti dalle quali attingere anche a livello di punti. Diciamo che invece Juve è un po' più prevedibile a livello di ripartizione dei punti, e però diciamo che con Moreno ha un'eccellenza a livello proprio di carisma e di presenza in campo, di capacità insomma di gestire la partita, dopo insieme a Bacchelli, insieme a Baba, insieme a tutti gli altri che chiaramente fanno parte di una struttura di squadra decisamente di alto livello, a livello proprio di capacità di gioco nell'arco dei 40 minuti. Tengono sempre lo stesso livello e non mollano un attimo praticamente l'intensità difensiva e la pulizia offensiva della propria squadra. Ecco, ricordiamo tra l'altro che ad esempio nell'ultima partita comunque è una situazione non da questo momento, cioè arrivano fuori anche giocatori come Cazzaniga e come Trapella che fanno parte del roster, quindi anche questo a lungo andare può diventare un roster completo e profondo, insomma. Infatti facciamo i conti sempre dicendo che la Juve è illegale, dà dei ventelli a tutti, sempre con fuori Cazzaniga e Trapella, per cui e Topalos, per cui cioè, stiamo parlando di una squadra che credo possa fare anche con questo assetto un buon campionato di alto livello in gol, ecco, insomma. Quindi sicuramente sarà protagonista ai playoff, ma auspico anche, spero per loro, anche Seriano, insomma, perché è un'ottima squadra, forse un po' più inesperta in certi giocatori, però hanno una qualità notevole, insomma. Ecco,
Coach, alla fine abbiamo visto la vostra partenza, 3 sconfitte nelle prime 3 giornate, ma tra l'altro sconfitte anche, diciamo, arrivate anche forse anche più per episodi che per altri, perché in tutte e 3 le partite gli scarti erano stati ridotti. Poi vi eravate ripreso bene con 4 vittorie nelle ultime 5 partite e quindi sembravate anche in un bel momento, forse anche, come dicevi tu, pesante il gap di questa partita, anche perché, ripeto, anche forti del vostro momento, anche da fuori non ci si aspettava, diciamo, un passivo così importante, insomma. Sì, purtroppo neanche noi proprio ce l'aspettavamo, e insomma ci siamo guardati in faccia ieri sera, e la rabbia che è emersa dagli occhi dello staff e dei giocatori, insomma, spero che sia da convogliare in direzione positiva per essere decisamente più convinti dei nostri mezzi nella prossima partita. La nostra partenza è stata purtroppo ad handicap e alcune partite ce l'ho ancora qui sulla spalla, che mi danno fastidio come una scimmia, appunto perché l'abbiamo buttata via noi una partita praticamente già vinta con 2 pesanti, cioè con la pesante assenza di Steccanelle, poi a Bancole siamo andati senza Steccanelle e Buzzi e l'abbiamo giocata fino all'ultimo possesso. Purtroppo è andata così, vabbè, può succedere, niente, per fortuna siamo riusciti a tenere saldo, insomma, il gruppo anche dopo questi primi passi falsi, e insomma, poi le vittorie sono arrivate. Credo che in certi momenti riusciamo a esprimere un'ottima pallacanestro. Il nostro problema è la continuità e la testa di riuscire anche magari in momenti negativi contro questo tipo di squadre, insomma, le più forti di questo girone, riuscire a fare la nostra pallacanestro, perché subiamo forse un po' troppo la fisicità, magari le mani addosso di certe squadre abituate a giocare su certi livelli, soprattutto difensivi. Adesso noi abbiamo una serie di partite molto importanti, a partire da quella di venerdì, che dobbiamo assolutamente fare nostra, perché insomma la nostra intenzione è di cercare di fare un campionato tranquillo, dopo tutto quello che chiaramente viene in più meglio. Però sono le partite, quelle in casa, specialmente dei derby, quelle che devi vincere, soprattutto contro un avversario che conosciamo bene, che è stato quello che ci ha sconfitto nella finale l'anno scorso di Serie B, insomma, perché... Cioè, abbiamo ancora questa voglia di vendetta, diciamo, tra virgolette, in senso volario. A volte ritornano, insomma, per cui... Esatto, sì. Ma venerdì qui a Verola il coach ospite ha definito questo campionato nettamente diviso in 2 tronconi. Vabbè, guardando i numeri più o meno gli si può anche dare ragione. La tua opinione invece su quello che potrebbe essere, cioè condividi o... c'è ampio margine di miglioramento, comunque vai da un 6 punti che sei terz'ultimo, con 8 punti sei settimo, sesto, per cui forse sì. Non è così proprio categorico, ecco. Insomma, adesso da quello che è emerso, da quello che ho visto io fino adesso, emerge che Juvi, Gorle, secondo me anche Prevale si è fatto dei passi falsi, però gli mancava Mora, che dà tantissimo a questa squadra. Prevale, secondo me, queste 3 non avarci in più. Sarezzo è una squadra che potrebbe collocarsi sicuramente in questo gruppetto qua. Dopo c'è un gruppone di squadre nel quale, insomma, ci siamo anche noi, secondo me, che si può giocare un quinto posto playoff come pure un posto playout, per cui dopo lì dipende da tutte le situazioni che riesci a, cioè che si manifestano poi nell'arco di un'annata, sperando di non avere infortuni, sperando di avere le squadre complete. Secondo me c'è un gruppo di squadre che davvero, insomma, riesce a esprimere una bella pallacanestro, anche se magari non ai livelli di queste squadre più esperte o che si conoscono meglio da più anni. Ecco, coach, come lapsus hai detto Gorle, perché dopo hai citato Juvi, Sarezzo e Prevale, non so se per la quarta intendevi Seriana o Vialana, insomma. Sì, no, scusa, volevo dire Seriana. Sì, no, ho dimenticato Vialana, che invece è una delle squadre che, insomma, sicuramente ha più mentalità, di capacità di poter arrivare, insomma, a buoni livelli in questo girone. Ecco, quella Vialana da cui avete, tra virgolette, attinto anche voi, cioè ripensando a quella Vialana di 2 stagioni fa, che era stata promossa dopo un ottimo campionato, promossa attraverso i playoff e il ripescaggio, insomma, prendendogli, tra virgolette, 4 quinti di quel quintetto di allora, quindi
anche un'ottima, come dire, base dalla quale ripartire per voi, insomma. Ma sì, perché diciamo che l'anno scorso erano arrivati, cioè l'anno prima ancora è arrivato Freddi, l'anno scorso sono arrivati Steccanelli e Simeoni, quest'anno c'è stata la possibilità di far arrivare Altimani e Verzellesi, per cui insomma, consapevoli dell'amicizia tra i ragazzi e del gruppo che si era formato, che era stato insomma quello che ha fatto un po' la fortuna e la bravura di Viadana qualche stagione fa, loro hanno avuto la volontà e la voglia insomma di ritrovarsi, quindi è stata abbastanza agevole dal punto di vista della campagna acquisti, perché insomma c'è stata la volontà reciproca di ricostituire questo gruppo. Sono giocatori che si conoscono bene, insomma abbiamo inserimenti anche di Buzzi e di Zanini che era già con noi l'anno scorso, quindi insomma a livello di senior siamo sicuramente, ritengo che sia una buona squadra. Chiaramente dobbiamo riuscire un attimino ad avere un po' più di continuità e soprattutto con gli under riuscire a dare quel sostegno a livello di capacità di stare in campo che a volte è venuto un po' a mancare. Per il resto però sono sicuramente contento del gruppo anche a livello umano delle persone, insomma ci si diverte, questo è importante. Visto l'andazzo dei playoff dell'anno scorso, ti auguriamo di arrivare il più basso possibile nella zona playoff. Giusto. Visto i primi, che fine hanno fatto i primi, è meglio. Sarà una bellissima remake. Meglio stare bassi che forse porta meglio. Noi ti ringraziamo, Paolo, la tua disponibilità. E un in bocca al lupo, te lo facciamo e ti ringraziamo. E buon campionato e ci si risentirà più avanti, ecco. Senz'altro, va bene, grazie a voi. Grazie mille, coach, in bocca al lupo anche da parte mia. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ecco, direi che come prima puntata non ci possiamo veramente lamentare, né per gli argomenti toccati e di carne al fuoco ce n'è stata tanta e ce n'è tanta in questa, soprattutto in quella giornata che sta per arrivare, e anche per l'ospite che abbiamo avuto. Un ritorno per i nostri microfoni, però diciamo una novità per questa C-Silver, dato che comunque Sustinente non ho promossa, quindi tutto bene, che comincia bene, diciamo. Per cui noi vediamo appuntamento alla prossima edizione del Calciamista, che vedremo di farla un po' più spesso che non ogni magari mese. Anche organizzando una puntata speciale per, sì, prima di Natale, per i dovuti e sentiti auguri a tutti gli ascoltatori, staff, squadra, società che orbitano nell'ambito nostra famiglia di Cane Caccia, e noi non resta che salutarvi e augurarvi buon campionato. E ricordate che ovviamente il grande basket è solo e sempre esclusivamente su canecaccia.com. Ciao.